Sindaco, allora stasera notte verde, ma davanti a voi Pergola ha un intero fine settimana ricco di eventi, soprattutto una rievocazione storica molto importante per voi. Sì, iniziamo proprio da uno dei sette castelli che sorgono attorno a Pergola e che nel periodo medievale la difendevano da possibili attacchi nemici, e quindi questa sera proprio a Montesecco di Pergola festeggiamo la notte più verde delle Marche, perché siamo in mezzo ad una natura incontaminata da dove si vede il mare, per aprire i grandi festeggiamenti di domani per la rievocazione storica del miracoloso arrivo delle spoglie dei nostri santi patroni. Ecco, perché è così importante per voi questa rievocazione storica? Perché ricalca un po' la matrice del vostro territorio, immagino. Ma sì, è molto importante innanzitutto perché preservare le proprie identità e i propri valori fanno guardare con ottimismo e fiducia al futuro, contro quelle trasformazioni magari forzate e imposte dall'esterno, molto spesso dall'Unione Europea. Mentre noi siamo molto fedeli e amiamo la nostra storia della quale siamo orgogliosi e quindi vogliamo rievocare non una leggenda, ma ciò che la storia ci ha tramandato nei secoli. Quindi le spoglie di questi santi ritrovati in un terreno sotto il dominio di Gubbio intorno al 1250 vennero trasportate miracolosamente a Pergola da due maestosi buoi senza guida. Quei buoi scelsero proprio la nostra città come dimora finale delle spoglie di quei santi che poi divennero i santi protettori della nostra città. Allora, Sindaco, però per quanti vogliono venire a vivere questo momento importante, che cosa troveranno? Quale sarà il programma? Beh, io consiglio di venire dalle prime ore del pomeriggio perché alle 17 partiranno oltre 250 figuranti suddivisi in due cortei guidati proprio da due maestosi buoi che provengono direttamente dal Palio di Siena. Poi potranno ammirare per tutta la serata e la nottata oltre 15 gruppi storici medievali, i più importanti, provenienti non solo dalla nostra regione ma un po' da tutta Italia. Quest'anno abbiamo appunto ospite la corte ducale della città di Ferrara, che vanta un importantissimo primato, essere il palio, la rievocazione storica più antica d'Italia, e quando si dice la rievocazione storica più antica d'Italia è ovviamente la rievocazione storica più antica di tutto il mondo.